In cammino tra storia e fede, a partire da sabato 25 marzo tornano a Cagliari le tradizionali celebrazioni della Settimana Santa che si svolgono nei quartieri storici e nelle antiche chiese della città, dall'Arciconfraternita del Gonfalone a quella della Solitudine del Santissimo Crocifisso, dalla Congregazione Mariana degli Artieri di San Michele fino al Comitato di Santa Maria Chiara. Tante le associazioni protagoniste che in questi mesi, grazie al sostegno dell'amministrazione comunale, hanno imbastito un ricco programma di appuntamenti, di corali dalla grande forza espressiva e dal grande richiamo turistico, in grado di coinvolgere non soltanto i fedeli cagliaritani, ma anche i turisti che accorreranno a Cagliari in occasione delle festività pasquali. Finalmente si torna alle vecchie tradizioni e di questo ringrazio le Arciconfraternite che veramente con grande spirito di abnegazione, con grandissima passione, perché se manca la passione non si potrebbe fare, portano avanti queste, è una festa, poi oltre che un aspetto religioso anche per i tanti turisti che sono previsti in arrivo anche in città. Abbiamo dati importanti dall'extraalberghiero e dall'alberghiero, dati di arrivi che riguardano chiaramente sia la settimana santa e quindi la settimana di Pasqua, che proseguirà fino al 1º maggio per Sant'Efisio e fanno ben sperare anche per l'immediato futuro, per l'immediata stagione estiva che si sta approssimando. Dopo 30 anni di vita confraternale, posso dire, per quanto riguarda i cittadini di Cagliari, che comunque questi momenti che noi organizziamo e che proponiamo sono un'occasione a cui partecipano sempre più numerosi, anche per riflettere sulle proprie radici. Si dice sempre che uno può dare un senso alla sua vita solamente se sa da dove viene e riflette sulle proprie radici. Per quanto riguarda i turisti, posso dire che comunque anche loro vengono coinvolti nella nostra attività.